Presidente Marsiglio, un incontro sulla sanità a Lanciano, sulla, diciamo, la questione principale, quella legata ai posti di rianimazione. Lei ha detto che nessuno ha tolto posti di rianimazione a Lanciano e non toglierà. Beh, intanto voglio ricordare che il reparto di rianimazione è stato appena messo a norma, abbiamo tolto l'amianto sopra il quale è stato tenuto questo reparto per molti anni, è stato persino ristrutturato nella precedente gestione, lasciando l'amianto in sito. Avevamo detto durante l'estate, scegliendo opportunamente il periodo di minore intensità di lavoro, che i lavori sarebbero durati il tempo giusto, pochi mesi, quindi nel giro di qualche settimana si sarebbe risolto anche quel tema. Ricordo perfettamente e vorrei ricordare a tutti la mistificazione e la strumentalizzazione che venne fatta durante l'estate da parte di chi raccontava bugie sul fatto che questo intervento avrebbe prefigurato chissà quale cataclisma o oscura congiura contro l'ospedale. Invece la rianimazione è stata riconsegnata, perfettamente ristrutturata, messa a norma senza amianto e quindi in sicurezza e salubrità nei tempi stabiliti dall'appalto e in piena regola. Purtroppo appena consegnato il reparto di rianimazione con i suoi 6 posti, un esposto, non sappiamo se motivato da qualche, come dire, invidie professionali o vendette tra... Arriva un esposto su un reparto che anche lì da non so quanti anni in memoria è sempre stato in quella stessa condizione, tuttavia qualcuno si è sentito in dovere in questo preciso frangente di presentare un esposto sulle condizioni non a norma rispetto alle normative tecniche del reparto invece di terapia intensiva coronarica, l'UTIC, e questo produce obbligatoriamente, una volta verificata la fondatezza dei rilievi, la chiusura dell'UTIC. È un dato oggettivo, quindi non c'è nessuna volontà politica o oscure congiure. Adesso l'ASL sta lavorando, ci siamo confrontati con l'amministrazione comunale, con la maggioranza che amministra Lanciano, in maniera molto costruttiva per individuare quella soluzione tecnica che garantisca l'attività dell'UTIC, perché l'UTIC è naturalmente un servizio che non può essere abbandonato all'interno di un ospedale come Lanciano, conciliando le esigenze, diciamo, di mettere a norma quel reparto, dove comunque un intervento di messa a norma comporta un arco temporale tra 1 e 2 anni di tempo di lavoro, la soluzione temporanea che si sta individuando e che verrà presto formalizzata una volta fatte le opportune verifiche e progettazioni tecniche, comunque consentirà in ogni caso di mantenere a Lanciano il numero di posti di rianimazione e di terapia intensiva coronarica necessari e sufficienti, anzi più che sufficienti rispetto a tutti gli standard, perché lato comunque utile da conoscere, anche per certi versi istruttivo della vicenda, che dovrebbe, come dire, azzerare ogni tipo di polemica strumentale, è che i posti di terapia intensiva presenti dentro l'ospedale di Lanciano erano almeno 3 volte tanto quelli previsti dalle statistiche e dalle normative sanitarie. Questo quindi consente di poter dire che fabbisogno assistenziale di emergenza, di urgenza, di rianimazione dell'ospedale di Lanciano e di tutta l'area frentana è comunque assicurato, nonostante il temporaneo ridimensionamento, e sottolineo temporaneo, il tempo utile di completare i lavori, perché i posti che saranno comunque residui sono più che sufficienti rispetto alla soglia prevista in base alla popolazione assistita, alla popolazione residente. E anzi, come ha dimostrato anche durante l'estate la vicenda della ristrutturazione della rianimazione, si liberano e si sono liberati gli anestesisti che hanno riconvertiti nell'attività di sala operatoria, hanno consentito, e questo è il dato che anche l'ASL ci ha mostrato e che può essere tranquillamente mostrato e pubblicato, ha portato a un sostanziale raddoppio delle operazioni che si svolgono all'interno dell'ospedale Renzetti in sala operatoria.
Quindi non solo l'ospedale Renzetti non viene ridimensionato, nessuno ha intenzione di chiuderlo né di trasformarlo in un cronicario, semmai forse qualcuno utilizzava la rianimazione come cronicario prima, tenendo quindi gli anestesisti a fare un'attività impropria e non facendoli invece utilizzare al meglio. Gli anestesisti sono una merce rara e preziosa perché sono sempre meno le persone che scelgono questa specializzazione ed essendo sempre meno scelgono ovviamente di andare negli ospedali più prestigiosi, più grandi, più ampi e nelle città più ricche, e quindi nelle piccoli centri di provincia è difficile che facciano questa scelta, non è facile trovarli, farli stare in un ospedale della dimensione di Lanciano, quando ci sono devono essere utilizzati al meglio. Nel periodo appunto in cui c'è stata la ristrutturazione l'utilizzo più razionale degli anestesisti ha prodotto un incremento importante delle operazioni e io credo che un ospedale si debba misurare innanzitutto per l'attività della sala operatoria e delle prestazioni chirurgiche che riesce a fare, perché questa è la cifra vera di un ospedale che funziona. Continueremo a lavorare su questa strada e con la piena collaborazione istituzionale tra l'amministrazione regionale, quella comunale e la direzione aziendale dell'ASL, che intanto voglio ringraziare perché oggi qui a Lanciano, e non credo che sia mai accaduto in passato nella stessa dimensione e intensità, oggi c'era lo Stato Maggiore della Regione, il Presidente, l'Assessore alla Salute, l'Assessore alle Attività Produttive, il Consigliere Delegato alle Politiche Energetiche e dell'Urbanistica, c'era tutta l'ASL con il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Capo del Dipartimento Cardiologia, l'Ufficio Tecnico, più tutto il Consiglio Comunale, un livello di confronto e di collaborazione tale e di attenzione dei vertici regionali e aziendali all'ospedale di Lanciano, io credo che pochi lo possano rivendicare in passato. Grazie.